Nei miei precedenti video ho fatto vedere come a volte utilizzo dei modelli 3D per il mio disegno. In questo video vi faccio vedere un metodo che a volte uso, soprattutto per scene molto scure, per riuscire a utilizzarli non solo come guida, ma anche proprio per l'inchiostrazione. Quello che ho fatto finora è stato di trasformare l'immagine, che era a colori o comunque in scala di grigi, in un bianco e nero puro. Dopodiché il bianco e nero puro lo regolo e decido dove è la soglia del bianco e del nero e lo utilizzo per fare delle selezioni e all'interno di queste selezioni pennello con dei pennelli particolarmente testurizzati. Ora invece, finita questa fase, sto proseguendo a disegnare con il pennino a inchiostro tutti quei dettagli che non erano usciti dal metodo di lavoro precedente. E quindi in pratica in una prima parte creo il tono generale dell'immagine attraverso appunto questi particolari pennelli che comunque mi sono creato con delle texture come del legno o dei tratteggi. E adesso, finita anche una fase di piccoli ritocchi, sto liberando lo spazio per i personaggi che avevo già disegnato. Quindi in pratica sto cancellando tutta la parte di sfondo che riguarda i personaggi. E adesso mi occupo di ricomporre la scena e quindi in pratica torno ad aggiungere ai personaggi i dettagli che avevo coperto, o comunque insomma rifinisco bene i bordi tra dove finisce un personaggio e dove comincia lo sfondo. E adesso che sono sovrapposti entrambi, personaggi e sfondo, di nuovo utilizzo la tecnica della selezione per andare a selezionare delle parti questa volta più chiare per andare ad aggiungere ulteriori luci. Quindi ecco appunto che sempre con questa tecnica delle selezioni dopo una conversione in bianco e nero faccio di nuovo delle aree con delle texture e ora procedo invece per la seconda volta con ulteriori dettagli a mano libera attraverso dei pennelli particolari come in questo caso del fuoco o attraverso il comune pennino. Ovviamente si tratta anche di integrare ancora di più i personaggi con lo sfondo e quindi in questo caso sto andando a fare le ombre dietro all'elfa appoggiata alla colonna e quindi insomma a integrare il più possibile il disegno dei personaggi che avevo fatto con quello dello sfondo. Proseguo sempre così con l'aggiunta di dettagli un po' per volta, do un'occhiata sempre al tono generale della vignetta, a volte la ribalto o per riuscire a disegnare meglio perché su certe angolazioni la mano preferisce una direzione rispetto all'altra, oppure anche semplicemente per valutare l'immagine a specchio. Adesso la vignetta è più o meno finita, faccio gli ultimi ritocchi, eccola qui, finita. Un piccolo dietro le quinte di come funziona in alcuni casi il mio metodo di utilizzare il 3D per disegnare. Grazie e alla prossima!